È uno spettacolo straordinario con tutti i colori del mondo, quello che accoglie il pubblico nell'anfiteatro comunale di Vaccarizzo Albanese per la quarta tappa del Festival delle Migrazioni, organizzato dall'Associazione Don Vincenzo Matrangolo. Ospiti provenienti da tutto il mondo, nel corso di una tavola rotonda sul tema Oltre le frontiere per una rete di diritti e valori per un nuovo manifesto dell'accoglienza, hanno declinato in tutte le sfaccettature il tema portante dell'unità. Undicesima edizione del Festival, un nuovo manifesto dell'accoglienza che proprio a Vaccarizzo è stato sottoscritto dalle diverse associazioni e organizzazioni. È un momento importantissimo questo per l'associazione. Dopo 12 anni abbiamo messo assieme tantissime istituzioni e tantissime associazioni che quotidianamente lavorano nel campo dell'accoglienza e dell'inclusione. E abbiamo pensato a un documento che potesse coinvolgere dal basso gli operatori, le persone che quotidianamente si spendono in queste cose. E con gli amici francesi abbiamo già un appuntamento a Strasburgo per chiedere audizione all'UNESCO per un progetto che è ambiziosissimo, che è quello di far diventare patrimonio dell'umanità immateriale le migrazioni. Partendo da questo documento che abbiamo elaborato e che in questi giorni avrà tante altre adesioni che già ci sono, già ce l'hanno chiesto. In questo momento, in questo tavolo, abbiamo sancito l'inizio di un percorso che sarà lungo, ma pensiamo che attraverso le collaborazioni che ci sono state, personalità nel mondo dell'arte del Senegal, professori universitari del Galles, dell'Unical, dell'Università di Strasburgo, siano dei vettori che faranno conoscere senz'altro, oltre al documento, le buone pratiche di accoglienza che siamo riusciti a fare crescere in modo univoco, proprio come sistema pubblico dell'accoglienza in Calabria. Questo manifesto ci voleva già da prima perché, come sappiamo, il mondo cambia, anche il modo di accogliere i flussi migrati è cambiato spesso perché non si può fare la stessa politica emergenziale che è stata 10 anni fa. Adesso con le SAI sono già sistema di accoglienza e integrazione. Noi come comunità marocchine siamo disponibili a partecipare con le altre componenti della rete firmatari per dare vita a questo manifesto, che ci sono delle punti molto ma molto estremamente importanti che parlano dei diritti inviolabili dell'essere umano, diritti della dignità di vivere ovunque, di vivere una vita tranquilla, serena come tutti i cittadini del mondo. Veramente un momento molto importante, un documento di questo genere potrebbe veramente essere l'utilità per l'umanità che noi viviamo a dei momenti, un contesto aussi complicato e difficile che le gente sur l'accoglienza. Stiamo dimenticando anche le realtà che noi iniziamo ad essere umani e l'umanismo ha bisogno di un documento di questo genere. È un momento indimenticabile. E per questo motivo ho cercato di immortalizzarlo con un canto, anche a parte le firme, dalla cultura africana, giocare su noi realtà culturali, cercare di dare domani ai noi figli, a noi bambini, un mondo meglio che quello che stiamo vivendo adesso. Siamo 7 miliardi e mezzo su questa terra. Può darsi il razzismo non esiste, solo che non ci conosciamo bene. E firmare un documento di questo genere potrebbe anche essere trascinarsi verso le scuole, le bambini, cercare di sensibilizzare a ogni forma di colore. Non c'è una differenza, la differenza è umana, ma possiamo trovare una possibilità di vivere insieme un mondo meglio che quello che stiamo vivendo adesso. Nella seconda parte della serata è stato presentato il manuale di sopravvivenza MSNA, uno strumento semplice ma estremamente importante per i minori non accompagnati.
Il manuale è in 6 lingue ed è pensato proprio per il minorenne, con un linguaggio semplice, aiutato anche dai disegni, in modo da catturare l'attenzione del minore esterno accompagnato e del suo tutore. Infatti è un manuale anche a portata di tutore per chi si affaccia in questo mondo, e parte da quando il minore esterno accompagnato arriva in Italia, quindi il primo sbarco, fino al proseguo amministrativo, quindi dai 18 ai 21 anni. L'obiettivo del manuale è quello di rendere il minore straniero non accompagnato protagonista della propria integrazione a livello sociale, lavorativo ed economico. La giornata si è conclusa con il concerto di Badara Sek e del gruppo Vushe Grash.